In memoria di Anna, ricordata questa mattina nella frazione di Nubia, la donna uccisa 2 anni fa dal marito. Buongiorno e bentrovati con la nostra prima finestra informativa dedicata alla notizia del giorno. Questo è il nostro servizio. 2 anni fa a Nubia Anna Manu Guerra veniva uccisa dal marito al culmine dell'ennesima lite. Questa mattina la piccola frazione Pacecota l'ha ricordata con una manifestazione in piazza. Noi abbiamo, colto l'occasione della disponibilità da parte della figlia, della signora Anna Manu Guerra, Maria Grazia Madone, per commemorare oggi non solo la signora Anna Manu Guerra, ma anche tutte le vittime di femminicidio. Noi come FIDAPA, come Federazione di Donne, ci occupiamo dell'universo donna a 360 gradi, quindi abbiamo il dovere di occuparci anche di questo aspetto più triste, più doloroso, che è appunto la violenza sulle donne, che tante donne quotidianamente sono costrette a subire. Lasceremo dei segni visibili alla comunità con la piantumazione di un melograno e una panchina rossa che scopriremo dopo, proprio a testimonianza delle donne che purtroppo hanno subito queste violenze in maniera molto grave e irreversibile. Una panchina rossa collocata nella piazza e un melograno piantumato nell'aiuola, i segni tangibili della tragedia, della memoria e della speranza. Gli alunni dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII hanno dedicato alla vittima del femminicidio canti e poesie. Rivolgendosi a loro, il sindaco Giuseppe Scarcella ha detto: «Oggi non è una giornata di vacanza, ma un momento che testimonia il vostro impegno civile». Poi un invito alle donne: «Denunciate sempre le violenze subite». A ricordare Anna Manu Guerra, la figlia Maria Grazia Madone. Sono trascorsi 2 anni dal tragico evento, un dolore ancora forte. Sì, abbastanza. Si sopravvive solo perché bisogna lottare e continuare a vivere, perché avendo dei bambini, una famiglia, non si può stare con le mani in mano. Ma purtroppo è un dolore che ci porteremo per tutta la vita. Che ricordo conserva di sua mamma? Tanti ricordi. E purtroppo, pure se sono già trascorsi 2 anni, non potrò mai mettere una pietra e dire vada avanti, perché comunque. Il rapporto con suo papà. Non voglio commentare. Ci rivediamo dopo la pubblicità. Luce verde per la fusione con Palermo. In assemblea dei soci questa mattina la Regione ha dato mandato ufficiale all'Airgest per la fusione con Punta Raisi. Alcamo, smantellata rete di spaccio. In 6 all'alba di oggi sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare. Tra i destinatari dei provvedimenti anche una donna. Le guardie ambientali fanno 800 multe. In 4 mesi a Trapani sono stati sanzionati centinaia di cittadini per il mancato rispetto delle regole per il conferimento dei rifiuti. Cara mamma, finora sono sano e salvo. Inaugurata al Molino Excelsior di Valderice la mostra dedicata alla Prima Guerra Mondiale. E per lo sport vincono le Marsalesi, doppio colpo per le squadre azzurre in Serie D e in Eccellenza. Risorge il Dattilo Noir che vince in trasferta con il Mazara sempre più in crisi. Tarondo ed il Porto delle Nebbie, la procura di Trapani si continua a respirare un clima pesantissimo per la guerra che insiste fra i due principali PM. Nella diretta delle 14:20 il commento del presidente di Telesud, Massimo Marino. Eccoci ancora insieme con le nostre notizie. In assemblea dei soci questa mattina la Regione ha dato mandato ufficiale all'Airgest per la fusione di Punta Raisi. Era nell'aria da tempo, ma solo questa mattina è arrivata l'ufficializzazione che ha dato semaforo verde alla fusione tra le società di gestione degli scali di Birgi con quello di Palermo. Così, oggi, nell'assemblea dei soci, la dottoressa Ceramitaro, incaricata per le partecipate dalla Regione Sicilia, in conference call ha dato un mandato pieno al consiglio d'amministrazione dell'Airgest a procedere alla fusione con la GESAP.
Una trattativa che sarà lunga e complicata, dove la politica dovrà fare la sua parte per la nota riottosità del sindaco Orlando, che con il comune di Palermo è di gran lunga il primo azionista dello scalo di Punta Raisi. Il management dell'Airgest si è dato già delle prime linee d'azione, in particolare vorrebbe individuare, in accordo con quello della GESAP, un advisor condiviso per le valutazioni delle rispettive società. Insomma, quantomeno una chiarezza di intenti del socio ormai unico del Vincenzo Florio, restando sullo sfondo le aree geografiche non assegnate dal bando di promozione turistica appena concluso. Anche su questo versante, tuttavia, il CDA continua la sua opera di ricognizione sul mercato. Infatti domani il consigliere Elena Ferraro e il presidente Paolo Angius saranno fuori dalla Sicilia per continuare le trattative con alcune compagnie già contattate in queste settimane, con le quali si è in fase di closing, almeno nelle intenzioni, per essere operativi già dalla summer prossima e dunque firmare non oltre dicembre 2018. Sono 5 in totale e non necessariamente gli accordi rientreranno nei lotti residui non assegnati dal bando chiuso lo scorso 8 ottobre. Nel frattempo lo stesso governatore Nello Musumeci vorrebbe dare impegni permettendo un segnale concreto al territorio con una sua visita in Airgest il prossimo 30 novembre per rendersi conto direttamente dello stato di salute della sua partecipata, croce e delizia di tanti suoi predecessori, ma soprattutto della deputazione regionale di riferimento. 6 ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite all'alba di oggi ad Alcamo dai carabinieri, che hanno smantellato una rete di spaccio di cocaina e marijuana. Avrebbero realizzato una vasta rete di spaccio di cocaina e marijuana con base al villaggio regionale di Alcamo. In 6 all'alba di oggi sono stati raggiunti da altrettante ordinanze di custodia cautelare. A capo del gruppo, secondo quanto emerso dalle indagini, il pluripregiudicato alcamese Emanuele Cataldo, accusato anche di ricettazione ed evasione dagli arresti domiciliari. Un ruolo di primo piano sarebbe stato svolto anche dalla moglie di Emanuele Cataldo, Francesca Palmeri, e dai cugini Emanuele e Fabrizio Trupiano. Destinatari dei provvedimenti restrittivi anche Paolo Piazza e Piero Saetta. Il reato di ricettazione contestato ad Emanuele Cataldo e Paolo Piazza è relativo al rinvenimento di 2 teloni di un gazebo rubato nel settembre 2017 in contrada Conza di Castellammare del Golfo. L'evasione invece di cui è chiamato a rispondere il capo della banda sgominata è stata commessa lo scorso mese di febbraio, quando Emanuele Cataldo si è allontanato dalla sua abitazione dove era ai domiciliari. Emanuele Cataldo adesso è in carcere. Obbligo di dimora nel comune di Alcamo invece per Francesca Palmeri, per i cugini Fabrizio ed Emanuele Topiano e per Paolo Piazza. Il sesto indagato, Piero Saitta, infine, è stato sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di Palermo. Avrebbe abusato di una bambina di 9 anni, un anziano di 65 anni, originario di Trapani ma residente in Svizzera, ed è stato rinviato a giudizio per violenza sessuale aggravata. I fatti si riferiscono al 2016. La bambina e i genitori nel procedimento sono assistiti dall'avvocato Fabio Sammartano. L'udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 28 di gennaio. Vi ricordate? Torniamo a parlare della chiavetta USB esplosa alla procura di Trapani. Ebbene, sarebbe stata inviata dal capoluogo siciliano a riceverla un avvocato donna che presentò denuncia. Svolta nell'ambito delle indagini per far luce sull'esplosione avvenuta lo scorso mese di ottobre alla procura di Trapani, Gianni Aceto, ispettore di polizia giudiziaria, rimase ferito dopo aver inserito un dispositivo USB inviato ad un avvocato donna nel computer per verificarne il contenuto. L'ordigno artigianale, custodito in una busta, era stato recapitato a Monica Maragno, che insospettita lo consegnò alle forze dell'ordine. Il plico contenente la chiavetta esplosiva sarebbe arrivato da Palermo, come accertato dagli agenti della squadra mobile di Trapani. Il movente sarebbe riconducibile all'attività professionale di Monica Maragno e in particolare a procedimenti celebrati al Tribunale del capoluogo siciliano. La busta con la chiavetta era stata recapitata all'avvocato oltre un anno fa.
Mittente Ordine degli Avvocati di Trapani. La donna, dopo averla ricevuta, contattò l'ordine per aver conferma. Ricevuta risposta negativa, il plico venne consegnato alla procura accompagnato da un esposto denuncia. Dagli accertamenti eseguiti in laboratorio è emerso che la chiavetta conteneva 5 grammi di polvere pirica. L'ispettore, rimasto ferito a una mano, pertanto ha rischiato grosso. Sono tornati attivi dopo le disfunzioni e disagi di ieri gli sportelli del CUP, il centro unificato prenotazioni dell'ASP. Vediamo. Ieri siamo stati tempestati di telefonate da parte di utenti che non hanno potuto accedere al servizio prenotazioni per visite mediche e specialistiche. I terminali della Cittadella della Salute sono andati in tilt. Inutile spiegare i disagi di chi ha preso un permesso dal lavoro o si è dovuto spostare dalle frazioni. Stamattina il problema si è ripetuto almeno nella prima parte della mattinata, quando maggiore era l'affluenza. Poi il servizio è stato ripristinato, ma molti utenti erano già andati via per il secondo giorno consecutivo. Stamattina un comunicato stampa dell'azienda per spiegare cosa sia accaduto. Un problema addebitabile al server che gestisce il servizio per conto dell'ASP, ma certamente resta il problema della comunicazione diretta con l'utenza che è stata affidata ad un cartello. Ci fermiamo un attimo, solo il tempo della pubblicità. Le guardie ambientali fanno 800 multe. Continuano a Trapani i controlli delle guardie ambientali per contrastare l'abbandono dei rifiuti per le strade. In 4 mesi sono state fatte 800 multe ai cittadini che non si sono attenuti alle regole del conferimento. Cara mamma, finora sono sano e salvo, inaugurata al Mulino Excelsior la mostra dedicata alla Prima Guerra Mondiale. E per lo sport vincono le marsalesi, doppio colpo per le squadre azzurre in Serie D e in Eccellenza. Risorge il Dattilo Noir che vince in trasferta con Mazzara, sempre più in crisi. Continuano a Trapani i controlli delle guardie ambientali, sono state rilevate 800 multe ai cittadini trapanesi che non hanno rispettato le regole del conferimento dei rifiuti. Vediamo il servizio. Dal 27 luglio al 20 novembre le guardie per l'ambiente hanno individuato e multato 800 persone che non conferivano correttamente rifiuti a Trapani. Le sanzioni impartite a seconda della tipologia di reato variano dai 50 euro, che sono la maggior parte, ai 206 euro per coloro che abbandonano per strada rifiuti ingombranti, per un totale complessivo di circa 40.000 euro. E il bilancio dei primi 3 mesi e mezzo di attività svolta dall'Associazione Onlus di Volontariato Guardie per l'Ambiente Regione Sicilia a seguito della convenzione stipulata lo scorso 3 luglio con la Trapani Servizi. Le guardie svolgono il ruolo di ispettori ambientali ed effettuano controlli sia in divisa sia in borghese spostandosi lungo il territorio. Essendo pubblici ufficiali possono sanzionare i trasgressori colti in flagranza. 2. Le attività principali, controllare che non vengano conferiti rifiuti fuori dagli orari consentiti, ovvero dalle 7 del mattino alle 17, mentre negli orari di conferimento, ossia dalle 17 alle 22, verificare che nei cassonetti vengano lasciati solo sacchetti contenenti spazzatura indifferenziata. Chi rispetta l'orario ma abbandona materiale non conforme, ad esempio grossi cartoni o rifiuti ingombranti come sedie, materassi o poltrone, viene ovviamente sanzionato, ha spiegato il responsabile dell'associazione Danilo Catania, che ha rimarcato come i cittadini nella maggior parte dei casi siano a conoscenza della loro presenza sul territorio, tant'è che quando vengono sanzionati non protestano. Al momento sarebbero soltanto 3 i ricorsi presentati. Le guardie ambientali si occupano anche di aiutare gli utenti che conferiscono la differenziata nelle postazioni mobili delle vie Sardo, Puglia, Virgilio e Piazza Vittorio, dove gli operatori pesano il materiale rilasciando loro una ricevuta che servirà poi per la pesatura finale al CRR del lungomare per ottenere lo sgravio sulla tassa sui rifiuti. I sindacati hanno chiesto un incontro col sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, capofila del distretto sociosanitario 50.
Un tavolo per il coordinamento territoriale che abbia la funzione di attuare le politiche sociali e sociosanitarie, tenendo conto delle risorse disponibili per il settore e delle esigenze dei cittadini trapanesi e dei comuni compresi nel distretto sociosanitario 50. A chiedere un incontro con il comune capofila, quello di Trapani, con questo obiettivo sono CGIL, CISL e UIL Trapani, assieme alle relative federazioni dei pensionati, SPI CGIL, FNP CISL e UIL Pensionati. Partendo dal protocollo regionale siglato con l'assessorato alle politiche sociali, che prevede l'attivazione di un coordinamento territoriale in ogni distretto sociosanitario, spiegano i segretari CGIL, CISL e UIL, Cutrona, La Piana e Tumbarello, assieme ai segretari delle sigle sindacali dei pensionati, Franco Colomba, Mimmo Di Matteo e Leonardo Falco, riteniamo essenziale che venga attivato anche a Trapani questo strumento per poter tutti collaborare insieme all'ASPO, al comune capofila del distretto, nella fondamentale attività di indirizzo e controllo di tutte le risorse complessive provenienti dai fondi dedicati alle politiche sociali e sociosanitarie. Cresce la povertà, il disagio sociale ed economico nei nostri territori. Riteniamo dunque fondamentale il lavoro del coordinamento per cogliere meglio le esigenze dei cittadini e delle categorie più fragili. Fra gli obiettivi che dovranno dunque essere affrontati dal coordinamento ci sono la non autosufficienza, la disabilità, la sorveglianza attiva degli anziani, la disponibilità ed accesso ai servizi socioassistenziali e sociosanitari. Tutto per monitorare l'efficacia dei vari provvedimenti, hanno sottolineato dai sindacati, augurandosi che con la concertazione si possa davvero migliorare la vita di coloro che hanno diritto ad un'assistenza adeguata. Domani, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, alle 9.30 nella scuola elementare di Via Terenzi, a Rione Palma, si terrà l'iniziativa Legalità e Ambiente, promossa dal Comitato di Quartiere di Sant'Alberto, dall'Istituto Eugenio Pertini. Dopo i saluti del dirigente scolastico e gli interventi delle autorità presenti, alle 10.30 si terrà un incontro formativo con Salvatore Braschi di Fare Ambiente, mentre alle 11 nelle aiuole della scuola saranno piantumati degli alberi nell'ambito dell'iniziativa Con il mio quartiere nel cuore, io me ne prendo cura. Momento ideato dal presidente del Comitato di Sant'Alberto Fontanelle Sud, Giovanni Parisi. Ci spostiamo a Valderice, al Mulino Excelsior, dove è stata inaugurata la mostra dedicata al primo conflitto mondiale dal titolo Cara mamma, finora sono sano e salvo. La mostra si potrà visitare fino a domenica 25 novembre. L'iniziativa si è aperta con un convegno che ha visto intervenire alcuni storici del territorio, tra cui il professore Salvatore Costanza, lo storico Will Rotier, l'editore Agata Di Lorenzo, Giuseppe Schifano, curatore della mostra, ed il poeta Luciano Sanziga. Tra i presenti anche gli alunni di classi dell'Istituto Tecnico per il Turismo Sciascia e Bufalino ed alcuni rappresentanti dell'amministrazione comunale di Valderice. La mostra è stata organizzata dalla locale Proloco assieme al gruppo Ricerche Belliche e Cimeli di Trapani con il patrocinio del comune di Valderice. L'iniziativa punta a dare l'opportunità ai visitatori di conoscere questa pagina di storia dei siciliani impiegati sempre in prima linea nelle trincee tramite lettere di corrispondenza con i familiari e i racconti autobiografici pubblicati su libri. La mostra sarà aperta dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 15 alle 19 presso il Mulino Excelsior di Valderice. Recensito su diverse testate nazionali, già la seconda ristampa verrà presentato anche a Trapani. L'ultimo volume di Fabrizio Fonte, Irredimibile Sicilia, l'isola e il sogno infranto della sua autonomia speciale. La manifestazione patrocinata dal Comune di Trapani si terrà giovedì 22 novembre alle 18 alla Biblioteca Fardelliana. Saranno presenti il direttore della Biblioteca Fardelliana Margherita Giacalone, l'assessore alla cultura Rosalia Dalì ed il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida. A dialogare con l'autore Fabrizio Fonte ci sarà il giornalista Fabio Pace. Un convegno per dire no alla violenza sulle donne, l'iniziativa promossa dall'associazione Cotulevi è in programma venerdì prossimo nell'Aula Magna del Polo Universitario di Trapani. Per l'occasione verrà anche presentato il progetto indirizzato agli studenti di primo e secondo grado dal titolo Web e Social Network, pericoli invisibili e reali digitali. E reati digitali, è rivolto anche ai più piccoli. La giornata si concluderà alla Villa Margherita, dove alla presenza del sindaco Giacomo Tranchida verrà installata una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza di genere. E adesso vediamo un po' che tempo farà.
Nel pomeriggio di oggi il cielo sarà poco nuvoloso, le temperature saranno comprese tra i 16 e i 20 gradi, con venti che soffieranno da sud-ovest. Il mare sarà mosso, in serata i venti forti soffieranno sempre da sud-ovest. Per domani mattina cielo sereno, i venti soffieranno da sud-ovest, le temperature minime si attesteranno attorno ai 15 gradi, sui 19 le massime. Il mare sarà mosso, i venti soffieranno sempre da quadranti meridionali. Appuntamenti questa sera alle 20.30 a mezzanotte trasmetteremo l'incontro di basket Virtus Roma Pallacanestro Trapani. Appuntamenti a brevissimo termine, dopo la pubblicità ci troviamo con lo sport. Eccoci con lo sport. Prima di parlare del Trapani diamo uno sguardo al calcio regionale. Doppio colpo delle due squadre azzurre in Serie D in eccellenza. Risorge intanto il Dattilo Nuara che vince in trasferta col Mazzara che però è sempre più in crisi. Battuto 2-0 il Città di Messina con una rete per tempo di Balistreri e Manfrè. Una partita non particolarmente ricca di emozioni che però proietta la squadra di mister Giannusa al quarto posto agganciando la Nocerina con 19 punti. Terza vittoria consecutiva con la nuova guida tecnica dopo le dimissioni di Chianetta, ancora poco comprensibili per tempistiche e dichiarazioni rese nei comunicati stampa. In questa undicesima giornata continua la marcia del Bari verso la promozione in C. Questi i risultati. Acireale Locri 0-1, Bari Palmese 1-0, Cittanovese Gela 0-2, Marsala Città di Messina 2-0, Messina Portici 0-1, Rocella Igea Virtus 1-0, Rotonda Troina 1-1, San Cataldese Nocerina 2-0, Turris Castrovillari 4-2 per una classifica che vede ancora il Bari al comando con 27 punti, seguita dalla Turris con 21, poi il Gela 20, Marsala e Nocerina 19, seguiti dall'Ocri e dal Portici con 17, Palmese 16, un terzetto composto da Castrovillari, Cittanovese e San Cataldese con 14, Rocella 13, Troina 11, Acireale 10, Città di Messina 9, Messina ACR 8, infine Igea Virtus e Rotonda, ultimi con 6 punti. In eccellenza, girone A, il Licata di mister Giovanni Campanella continua la sua marcia trionfale verso la Serie D dopo averla sfiorata lo scorso anno. 3-0 sul Mussomeli, mantenendo 4 punti sull'inseguitrice Canicattì che ha schiacciato 5-0 il Caccamo. All'Ino Vaccara continua la crisi dei canarini che vengono sconfitti fra le mura e amiche dal Dattilo Noir per 3-2. Adesso la squadra pacecota vede nuovamente i playoff. Il Mazzara dell'ex granata dell'epopea bulgarella Tarantino ormai è in crisi profonda dopo essere stata in vetta alla classifica, seppur in condominio, fino a qualche settimana fa. Colpaccio del Marsala 1912 in casa del Partenica Audace con una contestata rete di Abate che tuttavia gli consente di lasciare i bassi fondi della classifica e far respirare la società di Luigi Vinci agganciando il Mussomeli a 14 punti, 3 sopra la zona play-out. 0-0 casalingo per l'Alcamo mentre i cugini del Castellammare dovranno recuperare l'incontro a data da destinarsi per impraticabilità di terreno di gioco in quel di Castelbuono. Questi i risultati dell'undicesima giornata. Partenica Audace, Marsala 1912 0-1, Cus Palermo, Profavara 0-0, Mazzara, Dattilo Noir 2-3, Canicattì, Nuova Caccamo 5-0, Alcamo Geraci 0-0, Licata, Mussomeli 3-0, Sant'Agata Parmonval 0-0, Castelbuono, Castellammare rinviata per una classifica che trova in vetta il Licata con 30 punti, secondo il Canicattì a 26, terzo il Sant'Agata 23, quarto il Mazzara 19, poi Parmonvalle d'Alba Alcamo a pari merito con 18 punti, Dattilo 17, Geraci 15, Marsala 1912 e Mussomeli 14, Cus Palermo e Castellammare 11, Profavara 9, Partinico 8, ultimi staccatissimi, il Caccamo con 4 punti e infine il Castelbuono con 2. E adesso invece Trapani Calcio e Granata vanno incontro, il turno di riposo con ancora negli occhi la bella vittoria di sabato contro la Virtus Francavilla. A fine partita
in conferenza stampa, oltre a Corapi, e oltre anche non me lo ricordo, è intervenuto il direttore Raffaele Rubino. Ma io ero un po' preoccupato all'inizio gara perché quando sei in procinto di una sosta, inconsciamente a volte si possono disperdere un po' dell'energia o si va un po' di leggerezze. Sapevamo di affrontare una squadra non facile da affrontare, perché magari ti fanno giocare male, ti obbligano a fare delle giocate, magari ti chiudono le giocate, ti mettono in difficoltà sotto questo aspetto. Quindi sapevamo di non fare una partita facile e andare sotto di un gol e reagire, dimostrare di essere squadra, di stare in campo, di credere in quello che si fa, è stata una bella risposta. Ciononostante non è stata semplice. Per ciò che riguarda il discorso mercato, siamo veramente lontani da ogni possibile movimento oggi qui. Non ho avuto nessuna telefonata, passa tutto da qui e io oggi non ho difficoltà né a dire né a nascondere, non c'è nessuno e nulla che possa oggi toccare qualcosa. Chiedo scusa chiaramente, ma succede anche questo, oltre al direttore, oltre a Corapi, era intervenuto Evacuo. Noi andiamo in sigla e poi torniamo con l'approfondimento. Tarondo ed il porto delle nebbie. Alla procura di Trapani si continua a respirare un clima pesantissimo per la guerra che insiste fra i due principali PM. Il commento del presidente di Telesud Massimo Marino nell'approfondimento di oggi. Il porto delle nebbie, una immagine appiccicata alla procura di Roma per decenni, descritta durante la Prima Repubblica come un coacervo di interessi sommersi. Un mondo dove tutto sfumava, si insabbiava con inchieste che non si sapeva che fine facessero, compiacendo i potenti mentre si faceva la voce grossa con i poveri cristi. Da allora il mondo è cambiato. Quelli erano anni dove la politica, in particolare quella romana, la faceva da padrona. Adesso sono ben altri i cerchi magici che vanno a braccetto con le procure di mezza Italia, in particolare quelle siciliane, soprattutto quelli dell'antimafia da parata. Siamo partiti da lontano e non necessariamente questa ricostruzione è un parallelismo con la procura trapanese, fra l'altro composta da tanti nuovi sostituti, ma è un dato di fatto che il clima da lunghi coltelli che in questi anni si è creato a causa del durissimo scontro che investe due fra i principali PM dell'ufficio è arrivato probabilmente ad un punto di non ritorno. La storia è nota, raccontata esclusivamente dalla nostra emittente nel silenzio assordante della stampa locale. Il sostituto antimafia Andrea Tarondo, probabilmente il magistrato più in vista della provincia per avere trattato i procedimenti più delicati degli ultimi 15 anni, è a processo ed indagato a Caltanissetta per dei presunti reati in danno della collega Rossana Penna e del marito Roberto De Mari. Diffamazione continuata ed illecito trattamento di dati personali. Il PM bolognese avrebbe diffamato De Mari riferendo a Palazzo di Giustizia di via 30 gennaio suoi coinvolgimenti giudiziari in quel di Brescia, poi archiviati, e con l'ausilio di aliquote di IPG compiacenti è entrato nella sua sfera privata. Lo spaccato uscito fuori la settimana scorsa durante la prima udienza del processo lascia basiti. Autorevolissimi magistrati trapanesi, oltre che tante liquide di polizia giudiziaria, avrebbero ricevuto le confidenze, alcune davvero surreali, come quelle con l'ex procuratore Viola, che sarà uno dei principali test del processo. Da Tarondo alle spalle